La stagione degli autografi si è aperta a Ispica, un paesetto in provincia di Ragusa, con l'arrivo della troupe giunta per girare il film Capriccio all'italiana. Pietro Germi è festeggiato come un divo e per farsi riconoscere si è messo in divisa da regista. Le più ammirate, si capisce, sono le donne, per le quali spasima tutta la jeunesse dorée indigena. Ma come si fa, si chiedono invece le ragazze del luogo, a rimanere indifferenti al passaggio di un fusto come Marcello Mastroianni. Il divo della dolce vita piace a tutti, tranne che al regista, il quale gli fa ripetere la scena, ma forse lo fa per la gioia delle numerose spettatrici. Mentre Germi parla, la segretaria di produzione annota diligentemente il numero di sigari che egli ha masticato fino a questo momento. Daniela Rocca tira invece sulle sue gambe generosamente scoperte l'occhio indiscreto di un obiettivo. È un ammiratore che vuole conservare un ricordo imperituro della troupe, cercando di ritrarre soprattutto le donne in atteggiamenti originali, ma disinvolti.